Sofia, Sofia, Sofia la volpe, Sofia, Sofia, Sofia la volpe. In un suo libro lei scrive: i giovani cercano divertimenti perché non sanno gioire. Qual è, secondo lei, la differenza tra divertimento e gioia? La gioia consiste sostanzialmente nell'essere se stessi e vedere la propria autorealizzazione. Quello, prima lei ha citato la parola eudaimonia, che è una parola importante, è la buona realizzazione, eu in greco vuol dire buona, la buona realizzazione del tuo demone. Il tuo demone è ciò per cui tu sei chiamato e qual è la tua vocazione, il messaggio dell'imperatore, come dicono i giapponesi. Allora, se uno conosce se stesso, conosce il suo demone, conosce la sua virtù e lo realizza, è felice. Se invece uno trascura se stesso, primo perché non si conosce. Sai che i giovani di oggi non hanno neanche una conoscenza della loro sofferenza? Se tu chiedi a un giovane che sta male perché cosa stai male, qual è il tuo dolore, sai cosa ti rispondono? Boh, io sto male ma non so perché. Certo. E qui è il fallimento totale della scuola, perché si potrebbero dare la segnaletica del dolore. E qual è questa segnaletica? Te la dà la letteratura. Che cosa ti insegna la letteratura di fondo? Che cos'è la gioia? Cos'è l'amore? Cos'è il dolore? Cos'è la noia? Cos'è la disperazione? Cos'è il suicidio? Se tu sta roba non la fai, riempi le scuole di computer invece che di libri di letteratura, credi ai ragazzi che non sanno neanche nominare i propri sentimenti. Se i sentimenti non li impari, non li eserciti, perché i sentimenti non ti sono dati per natura, ti sono dati per cultura, perché per natura tu hai l'impulso, per cui fai il bullo se ti fermi lì. Hai le emozioni e dove sei passivo perché qualcosa ti colpisce, ma il sentimento è una cosa attiva che devi imparare. E da sempre, dalle tribù primitive, hanno insegnato i sentimenti con i miti, la stessa Grecia con i miti greci. Chi sono gli dei della Grecia se non una fenomenologia delle passioni e dei sentimenti umani? Zeus è il potere, Atena l'intelligenza, Afrodite la sessualità, Dioniso la follia, Apollo la bellezza. Si imparano i sentimenti e la scuola è il luogo di questo apprendimento. Dopo non ci possiamo meravigliare che abbiamo delle persone incomprensibili, per esempio che ammazzano le donne, queste non hanno imparato i sentimenti. Certo, ma occorrerebbe allora ricordare che scuola dal greco scolai significa il luogo di libera discussione, quindi dovrebbe essere un posto dove i ragazzi possono essere ascoltati, hanno un tempo dedicato alla loro propensione naturale e insieme a dei maestri che guardandoli dall'alto possono indicare delle vie per far fluire il proprio daimon, il proprio talento. Ma oggi molti professori hanno paura degli studenti. E qui il problema, io i professori, prima di fare il professore, li sottoporrei a un test di personalità. Mi spiace, ma loro si arrabbiano quando dico queste cose, ma bisogna farlo. Sì. Il test di personalità vuol dire: sai comunicare, sai affascinare, sei capace di reggere un confronto con loro, se loro ti interrogano rispondi o li mandi a quel paese. Certo. Ecco, allora che cosa succede? Se sono capaci fanno i professori, se non sono capaci non li devono fare. Io non ho mai capito perché uno alto 1,50 non può fare il corazziere e uno che non sa comunicare né affascinare non può fare il professore e rovinare gli studenti per 40 anni. No, 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 no. Certo. Non ci siamo. E tutti quanti noi siamo sottoposti a test di personalità. Quando uno va a cercare lavoro, se è una casa editrice e cerca un correttore di bozze, nei colloqui che sono dei test di personalità, un po' mascherati, se uno non è un ossessivo grave non viene assunto, perché se non è un ossessivo grave fa il correttore di bozze e lascia passare tutti gli errori. Certo. Tutti siamo sottoposti. I professori? No, perché la scuola in Italia non è ancora stata concepita come un luogo in cui soggetto sono gli studenti, ma è stata concepita come un luogo in cui soggetti sono i professori che prendono lo stipendio. Punto. Sofia, Sofia, Sofia la volpe, Sofia, Sofia, Sofia la volpe, Sofia.